Allora, adesso do la parola ad Angelo Tartaglia, che dovrebbe essere in sala, con la relazione del clima, come cambia, cosa accade alla Terra. Poi successivamente, se appunto credo in collegamento, Guido Viale. Grazie. Comincio. Ecco, buongiorno, visto il clima di cui abbiamo parlato, moltissime cose sono state dette, quindi io mi limito a alcune, come dire, considerazioni ulteriori, complementari. Allora, il clima sta cambiando, evviva, è un fenomeno. Fino a pochissimo tempo fa c'erano tantissimi, c'erano tutte storie di estremisti, ambientalisti, maniaci e così. Adesso vabbè, il clima sta cambiando. Però il negazionismo ha altre forme che non quelle esplicite del dire no, il fenomeno non c'è, perché ormai il fenomeno c'è. La forma più diffusa che uno ritrova è quella del dire sì, d'accordo, è un progressivo peggioramento, dobbiamo fare qualche cosa. Però attenzione, questa è la versione della politica dell'attuale governo, è che l'economia viene prima. Quindi sì, bisogna agire, ma l'economia viene prima. È un altro modo di pensare molto diffuso, di dire il clima sta cambiando, ma è già cambiato anche in passato, tutto sommato, d'accordo, chiaro, adesso è un'emergenza, ma è un fenomeno che si riproduce. Allora, non è vero niente di tutto questo, nel senso che diciamo che prima cosa, i mutamenti climatici con annessi connessi non sono opinioni di qualche scienziato più o meno isterico, va che la pesca, si basano su parametri che si misurano. Noi abbiamo delle misure, non delle opinioni. Le misure riguardano sia la temperatura superficiale del pianeta che la composizione dell'atmosfera, essenzialmente, no? E poi sappiamo qual è la connessione tra la composizione dell'atmosfera e la temperatura. Allora sì, ma è cambiato il passato, c'è stata la piccola era glaciale intorno al XVI secolo, prima c'era l'era più chiara. Allora, anche qui noi siamo in grado di misurare, ricostruire l'andamento della temperatura e della composizione dell'atmosfera, almeno da quanto riguarda la CO2, indietro per centinaia di migliaia di anni. Come diavolo si fa? Si va in Antartide, si fanno delle grandi calotte di ghiaccio fino a 3 km di lunghezza, perché quella più o meno è l'altezza della calotta glaciale ancora, nel momento, diciamo. Dopodiché che succede? Un po' come con gli alberi. Queste grandi calotte di ghiaccio sono fatte a strati, no? Come ci sono gli anelli degli alberi, nel senso che sono annualmente le nevicate che vengono compresse e poi diventano ghiaccio, poi ce n'è una nuova, no? Anno per anno. E cosa succede? Che essendo come origine la nevicata, c'è dell'aria insieme, e quest'aria viene chiusa dentro delle bollicine, diciamola così, del ghiaccio. Per cui se noi procediamo in maniera opportuna, estraiamo quella lunga carota, siamo in grado di contare gli strati, quindi gli anni, poi andiamo a vedere anno per anno, periodo per periodo, come era composta l'aria in quel momento lì. E io ricostruisco la CO2. E poi altre cose ancora, che adesso non voglio entrare in dettagli per sapere anche le temperature sulla superficie almeno degli oceani. Ora vengo ad avere dei grafici che dice, danno ragione a quelli che dicono questi estremisti. Sì, è vero, alti e bassi, due osservazioni. Uno, l'andamento alti e bassi, che sono ere glaciali e ere interglaciali, hanno un periodo intermedio tra l'uno e l'altro, e lo viene dei 100.000 anni. Uno. Due, il massimo, quando si arriva al massimo per la CO2, è dell'ordine di 240-250 parti per milione. Poi, se uno continua a fare questo grafico su 800.000 anni, come è stato fatto, alla fine c'è una strana cosa, una specie di picco. Negli ultimi 250 anni, prima si parlava di centinaia di migliaia di anni, 250 anni, in cui dai, altro che 240-250, si salta come adesso a circa 420 parti per milione. In 200 anni scarsi, accidenti. Questo non era mai successo. E come mai? Gli ultimi 200 anni cos'hanno di speciale? Non è che il momento da quando si è introdotto il motore a combustione interna, per caso, ma no, eh? Non sarà mica quello, uno. Due, non è che da quel momento si è teorizzato ciò che era una prassi corrente, si è teorizzato il fatto che l'economia reale deve crescere, deve essere basata sulla crescita. Quindi anche queste sono cose che si misurano, non sono più opinioni, non sono opinioni e scuole di pensiero. Questo è il fenomeno ed è un fenomeno
che dipende da noi, è legato all'economia ed è dirompente. Altra osservazione, che è molto lontana dall'intuizione di ciascuno di noi. Uno dice, vabbè, abbiamo capito che bisogna fare qualche cosa, adesso ci attrezziamo. Però non si può andare troppo veloci, no? La storia auto elettrica, no, ma più con calma. Non si può fare con calma. Perché? Perché il sistema climatico è un sistema complesso. L'ecosfera è un sistema complesso. Anche una società umana è un sistema. Cosa vuol dire sistema complesso? È fatta da tante componenti che sono tutte interagenti tra di loro. In un sistema complesso potrebbe essere questa sala in cui ci sono, io parlo, voi ascoltate, ma immaginate che ci cominci, uno interagisce col vicino, tutti interagiscono con tutti, no? Si ha una situazione in cui qualunque cosa venga fatta in un luogo, appunto, si ripercuote. Se voi mettete a chiacchierare in un angolo e tutti quanti percepiscono che c'è un angolo che sta chiacchierando, no? E cose di questo genere. Ora, in un sistema complesso, quello che succede qui e ora produce degli effetti lì e domani. Questo è fisica di nuovo, si chiama teoria dei sistemi complessi. Una sottobranca, un capitolo della fisica dei sistemi complessi si chiama teoria delle catastrofi. Oh beh. È fisica, ripeto, anche questa, no? Il ragionamento qual è? Bene, di solito succede, io faccio una cosa qui, si ripercuote, però poi si sforza, no? Allora, in certe condizioni si creano delle situazioni critiche, insieme critici di parametri, per cui invece non succede quello, ma il contrario. Una piccola cosa qui produce un disastro laggiù, no? C'era questa immagine usata negli anni 70, la farfalla che batte le ali nel Sud America, che viene giù una frana nel Milwaukee, dove diavolo era. È letteralmente vero questo. Come dice, siamo su una collina tondeggiante, c'è il vento, io oscillo un po', ma mi tengo in piedi, non si sa niente, certo. Immaginate di essere su una cuspide, un'aguglia, così, essere là in cima e dovete stare in equilibrio. Vi passa un moscerino vicino, vi spostate un attimo e precipitate. Allora, noi siamo in prossimità di una condizione critica. I tempi di questa roba sono dell'ordine del decennio. Decennio critico vuol dire, è come le valanghe, vedete lì un bel pendio bianco, tutto bello, c'è il sole, no? Che bello. Quando siamo vicino a una condizione critica per quantità, spessore e così via, passa un uccellino oppure uno sciatore disattento in cima, viene giù tutto insieme. Il ponte Morandi. Sì, era deteriorato, lo sapevano, c'erano i problemi, ma intuitivamente uno dice peggiora progressivamente, a un certo punto interverremo. Non funziona così. Quando si arriva a una situazione critica, non è che il deterioramento procede pian pianino, viene già tutto insieme. È come il fulmine. Si ha una differenza di potenziale tra le nubi e la terra, che si è, pian pianino cresce. Non è mai cresce, poi vediamo. Perché quando arriva al punto critico, viene giù, chiamiamola la scintilla, il fulmine, boom. Adesso quello che abbiamo di fronte è una roba del genere. Quindi non è che dice, no, ma adesso sì, vabbè, abbiamo calma, adesso bisogna andare, bisogna essere realisti. Certo che bisogna essere realisti. Quando è stato detto, ricordato in apertura, è un'emergenza, ma è un'emergenza sul serio, non psicologica, fisica. Allora, le uniche emergenze che vengono in questo senso riconosciute nella nostra società sono quelle belliche. Se si arriva a una fase bellica, allora vabbè, tutte le regole andiamo da parte, perché qui, caspita, bisogna pensarsi. Bene, il clima è più di così, quindi bisogna agire subitissimissimissimo. E siccome il problema è la composizione dell'atmosfera, lì bisogna agire subito. Tra l'altro, piccolo dettaglio che non viene sottolineato, guardate che in questo momento l'atmosfera terrestre, il CO2, non è in equilibrio dal punto di vista termico con la sua composizione di oggi. Perché? Perché noi stiamo incrementando molto rapidamente il contenuto di CO2. L'atmosfera ci mette, dal punto di vista termico, del tempo ad adeguarsi. Allora, se noi diventiamo saggi oggi e quindi non mettiamo più CO2 in più per l'atmosfera, l'equilibrio tra l'atmosfera e la sua composizione si raggiunge tra 20 o 30 anni. Quindi quello che sta succedendo comunque continua
in questa forma che noi vediamo ogni anno, no, è disastro, è un altro 20 o 30 anni, bisogna saperlo, perché altrimenti il negazionista ti dice l'anno dopo, hai visto, erano tutte storie, tu non avevo niente. No, guarda che questo è previsto. Se noi mettiamo mano al cambiamento, questa cosa continua e poi recede. Ma se noi non mettiamo mano a nulla, noi arriviamo al tracollo. Detto questo, politica, scelte, cosa facciamo, cosa non facciamo? Allora, chiarito che queste robe qui non discutono con nessuno, non fanno mediazioni con nessuno, la natura, ahimè, non sa leggere i listini delle borse, se ne frega delle maggioranze parlamentari e delle decisioni che vengono prese, le mozioni o le non mozioni. Funziona così, punto. E ormai è un fatto assodato, non è un modo di dire. Allora, facciamo delle piccole cose, che detto così uno dice, vabbè, ormai siamo rovinati, no? In realtà bisogna, da questa politica, avere delle scelte del tipo che sono state già accennate, dette, richiamate in vario modo. Io vi faccio un esempio, però, siccome riguarda non solo le scelte che prendono quelli che possono scegliere, no, ciascuno di noi, noi siamo tutti parte di questo diabolico meccanismo, perché psicologicamente non funzioniamo come funziona il mondo, pensiamo peggioro, poi cambio e poco per volta recupero. Non è così, ecco, quindi devo fare molto più in fretta. L'altro problema è comunque i miei comportamenti si sono adeguati a questo modo di vita. E la mobilità individuale è significativa. In Italia, a gennaio di quest'anno, c'erano 40 milioni e rotti di autovetture, su 58,8 mi pare milioni di abitanti. Vuol dire 68 autovetture ogni 100 abitanti, contando i neonati e i centenari, tutto insieme. Non è che siano troppe, a parte tutto. Poi le usiamo anche, e quindi a lei. Ma anche solo perché esistono, andiamo in giro per la nostra città, è terrificante. È una quantità di risorse primarie che devo stare a lavorare. Però gli obiettivi che vengono posti, ma ci sono anche i sindacati a volte dentro questa roba qua, e fare 1 milione di autovetture all'anno. Forse, certo, devi rinnovare, ma forse bisogna anche ridurre. È una bestemmia dire ridurre nel sistema economico come il nostro, ridurre poi una di quelle cose che guai, no, quindi bruciarlo, no, dice queste cose. Ma è vero, in fisica è così, c'è poco da fare. Allora le politiche pubbliche devono andare in questa direzione, non di dire bisogna rilanciare l'automotive. Non che sia un peccato o una colpa andare in giro con un'automobile, ma siamo sicuri che tutti questi spostamenti sono necessari per star bene. Bisogna fornire delle alternative, trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Sull'energia, è l'ultimo esempio che vi faccio. L'energia, la bolletta costa caro, lo capiscono tutti, il metano, bla bla, abbiamo già sentito la lab del metano, castronerie assolute. Perché il problema centrale è fare affari sull'energia, cioè concepire l'energia green, per carità, d'ora in avanti green, perché è un marchio commerciale che non vuol dire niente, no? Però fare affari è una merce l'energia, e quindi voglio vendermi sempre di più per fare sempre più utili. No, noi, attenzione, viviamo immersi in un oceano di energia. Le energie impropriamente dette rinnovabili, non c'è niente di rinnovabile, non conto se andiamo su miliardi di anni, non conto se andiamo su pochi anni. L'energia, le cosiddette rinnovabili, riferendo al sole, ma ci sono parenti del sole, sono anche l'eolico, l'idroelettrico e così via, e dovunque, nel senso che siamo letteralmente immersi dentro. Se io prendo due numeri e vedo che il flusso di energia che arriva dal sole sul pianeta Terra ogni anno corrisponde a alcune migliaia di volte l'energia che tutta l'umanità consuma in un anno, dice ma forse potremmo attrezzarci per usarlo un po' meglio questa roba qua. Per quanto riguarda la sola Italia, sono alcune centinaia di volte, siccome noi pro capite consumiamo molto di più della media dell'umanità, no? Potremmo attrezzarci per usare quella lì. Bene, certo, allora va benissimo, pannelli e così via. Ma anche lì ci sono due logiche. Una è, voglio vendere quell'energia lì, è di nuovo un fatto commerciale. Quindi facciamo dei campi fotovoltaici di ettari e ettari. Il governo recentemente ha ridotto i vincoli in maniera tale che basta dirlo al comune, se tu sei d'accordo con un privato che ti dà alcuni ettari, ci metti sui pannelli e non se ne parla più. Perché l'idea è, caspita, si vende quella lì, anche ci mette un marchio green, si vende bene. No, ma scusa, siamo immersi tutti dentro, ma perché bisogna avere una logica di compravendita? C'è un'altra logica che tra l'altro persino la legge prevede, ma adesso è tutto fermo perché qualcuno
non è tanto d'accordo, che sono quelle delle comunità dell'energia. Cosa sono queste comunità dell'energia? Boh, stiamo in un certo posto, viviamo in un certo luogo, tutti insieme, e dice, qui energia ce n'è, no? Diciamo pure il solare per semplificare. Ovviamente bisogna investire, bisogna mettere i pannelli, bisogna fare la manutenzione e così via, quindi dobbiamo condividere le spese. L'energia che ricaviamo la scambiamo tra di noi, usiamo la rete pubblica, c'è una rete pubblica ancora, chissà per quanto, e pagando il costo, per carità. Va bene, questo potremmo cercare di fare, ma la logica non è quella del mercato, non è una compravendita. Noi non compriamo energia da uno, un socio che la vende all'altro, no, insieme come la cooperativa condividiamo le spese e condividiamo scambiando l'energia il vantaggio che ci viene. Ma questa è una qualità dell'energia. Se lo si fa e si diffonde tutto il paese una roba del genere, ragazzi, è chiaro che se ne vende di meno. E allora io ho presente il parere dell'autorità per l'energia riguardo all'applicazione della norma che già esiste sulla qualità dell'energia, in cui è prevista una cosa che si chiama scorporo in bolletta, adesso non entro in dettagli, comunque vuol dire quello che ho detto. Abbiamo messo insieme l'energia, la produce un pannello di uno dei soci che è d'accordo con gli altri, e la scambiamo, cioè nella stessa ora la prendo io che sono un po' più là e sono socio, allora non la pago, la tolgo dalla bolletta, quello che mi manca lo compro, mi sembra ovvio, no? Beh, l'autorità ha detto, questa roba è difficilissima, l'autorità e non neanche il Parlamento, è difficilissima, non ho capito perché, io sono, cioè, non ho capito perché, cioè sono i contatori che dicono che questa roba succede, vabbè. E poi bisogna riconoscere che se si fa così si danneggia il venditore da cui dovreste comprare l'energia. E quindi bisogna compensarlo, poverino. Dico, ma anche dal punto di vista dell'economia classica, mettila in termini di competizione, o un sistema più competitivo, lui ne vende di meno, cambi mestiere, fornisca servizi elettrici. No? Questa è la logica. Però questo lo dice l'autorità per l'energia, che non ha autorità, l'autorità per fermare e non applicare una legge dello Stato, decreto legge 199, quella che sta ora. Però l'ha fatto. Però attenzione, comunque quel decreto legge già approvato in Gazzetta Ufficiale, bla bla, non è operativo perché e manca un decreto del ministro dell'energia, il quale doveva arrivare a gennaio, sempre in ritardo. Adesso non se ne è più parlato, adesso esce in settembre, vedremo. E comunque non si applica. Nel frattempo ci sono i grandi operatori che vanno in giro a cercare ambiti in cui mettere ettari di pannelli e vengono da chi vive intorno dicendo vi faccio io una comunità dell'energia, che non è quella roba lì, no? E vi vendo i kilowattora che è un prezzo conveniente. No, non è questo, non è questo. Però questa è una partita per la politica, dico, perché qui c'è già una legge, bisogna sbloccarla e correggerla. E allora cerchiamo di farlo. C'è poca consapevolezza di questi aspetti, no? E quindi bisogna cercare di parlarne e rendere tutti consapevoli del fatto che siamo a questo punto. Cambierà tutto, calma, per carità, però si va nella direzione giusta. Questa è la direzione, che non è quella di comprare e vendere l'energia. L'energia non è una merce. Punto. Ci siamo immersi dentro. La usiamo tutti. Oh. Quindi io direi, no? Prima disastri in arrivo, boh. Dopo che possiamo fare? Anche noi individualmente? Questo è un esempio. Gli altri esempi sono le razionalizzazioni, appunto cercare di razionalizzare l'uso dell'auto, anche l'elettrificazione quando sarà, mangiare meno carne perché i miei bovini producono metano. 18% delle emissioni di CO2 mondiali proviene dal rumine dei bovini, dei grandi allevamenti. 18% non è uno scherzo. A scala mondiale il 18% fa addirittura di più dei trasporti, non in Italia, così, no? E quindi anche quello c'entriamo anche noi, no? Detto in Piemonte dove c'è la fiera del bue grasso è difficile dirlo, però cioè, sì, razionalizzare, non è che non devi più mangiare, però devi ridimensionare, ridurre, razionalizzare. Quindi anche noi, nel nostro piccolo, a parte quando votiamo, possiamo fare qualcosa, cerchiamo di farlo. Grazie.